Allora, ci sta uno, sta a casa propria, no? Sta tranquillo, a un certo punto squilla il telefono, va lì, risponde. Pronto, chi è? Sto cazzo! Mi rimane così, ma che cazzo, io ho risposto il telefono, pronto, chi è? Sto cazzo! Era un po' stranito, però dice, sai, magari hanno sbagliato un numero, magari qualche cretino vuole fare uno scherzo. Un giorno dopo, stessa ora, drin drin, va al telefono, pronto, chi è? Sto cazzo! Mi è torta come stessa a bocca aperta. Vabbè, gente strana, può capitare. Giorno dopo, drin drin, pronto, chi è? Sto cazzo! No, vabbè, non esageriamo, cioè, qui ogni volta mi chiamano, pronto, chi è sto cazzo? Cioè, non va bene. Giorno successivo, dice, vabbè, mo sarà finito sto martirio, spero, no? Di nuovo, a un certo punto, drin drin, pronto, chi è? Sto cazzo! Qua veramente si sta esagerando. E sta cosa purtroppo dura, continua a durare, perché giorno dopo si è stessa solfa, giorno dopo ancora, una settimana, 10 giorni, questa era esasperata, io non ce la faccio più, ma guarda che storia, oh, tutti i giorni, drin drin, pronto chi è? Sto cazzo! Adesso vi faccio vedere a questi, però guarda, dove indica, cioè, non c'ho qua, c'ho un malloppo qua, io. Boh, prossima volta gli faccio neri, guarda, la prossima volta gli faccio neri. Allora mi metto preparato tutto, a un certo punto, il giorno dopo, squilla il telefono, drin drin, drin drin, vedi sto telefono, arriva là, pia cornetta, alza, avvio della mignotta, mortacci tua, vaffanculo testa, che cazzo stronzo, per tua madre, tuo padre, tuo nonno, il cane, il vicino, il gatto, il topo, ma vattene a fanculo, gli fa. Giustamente ti sente. Oh, ma che se risponde così al telefono? E lui tutto preoccupato. Ma perché chi è? Sto cazzo!